Inizia da Firenze e dalla sede della Camera di Commercio l'ITS Day, il primo di una serie di appuntamenti dedicati agli istituti tecnologici superiori e rivolti a studenti, giovani e famiglie, organizzato da Promo Firenze, azienda speciale dell'ente camerale fiorentino. Un'opportunità per confrontarsi con i referenti di tutti e 10 gli ITS toscani e scoprire quindi percorsi formativi post-diploma della durata di 2 o 3 anni da cui si esce con una preparazione professionale in settori strategici della produzione. Uno dei problemi ora importanti nel mondo del lavoro è la ricerca di personale. Il 50% delle imprese della Toscana manca personale, in alcuni casi nel 70-80% figure professionali specifiche. Ecco, in una giornata come oggi è essenziale. Gli ITS offrono una possibilità di qualificazione specialistica per i giovani. Noi presentiamo oggi a Firenze per la prima volta in Toscana l'offerta di tutti gli ITS operanti nella nostra regione e operano sui settori più vari. Un'offerta ampia, molto specialistica, che il giovane può fare completato il percorso dei 5 anni di scuola superiore, 2 anni con taglio molto operativo. E questo taglio operativo è vincente perché noi osserviamo che le imprese, ecco, scelgono sempre di più i giovani che hanno questa competenza aggiuntiva maturata anche presso gli ITS. Due testimonial dell'appuntamento provenienti dal mondo dei social, ben conosciuti dai giovani a cui gli ITS si rivolgono. Fabiana Andreani, esperta di orientamento e formazione, e Shamsi, al secolo Andrea Di Raimo, che ha raccontato il suo percorso formativo e come si è messo in gioco. Secondo me sono veramente la bomba del sistema educativo italiano. Primis sono dei percorsi estremamente pratici, due sono dei percorsi dove ci sono docenti qualificati che vengono dal mondo del lavoro e tre perché hanno lo stage integrato nel percorso di formazione. Quindi secondo me sono qualcosa di favoloso per tutti coloro che cercano una possibilità di diventare autonomi e di avere un lavoro altamente specializzato, perché questo, ricordiamolo, ciò che formano gli ITS. Alla fine di questa giornata qual è il tuo obiettivo? Convincere i ragazzi, non tanti ragazzi, i genitori, che l'ITS vale, è un titolo riconosciuto in tutta Europa, anzi in tanti paesi vengono chiamati università di scienze applicate, e far capire loro che non stanno rinunciando a un pezzo di loro vita se non vanno a fare l'università un anno alla laurea, ma la loro carriera cambierà, però intanto hanno delle competenze subito spendibili perché ricercate dal mondo del lavoro. È un'opzione che per esempio anch'io non conoscevo quando 4-5 anni fa ho iniziato a fare video, e può essere un'ottima soluzione per chi magari si ritrova a 19-20 anni, esce da un liceo, esce da un istituto tecnico e non sa cosa fare, non vuole fare l'università, non vuole andare a lavorare. Può essere un'opzione molto, molto conveniente, possibile, e oggi ne parliamo. Io racconterò la mia storia, quello che ho passato, il mio momento di incertezza quando ho avuto 19 anni, mi sono ritrovato a fare video per caso e questo è diventato il mio lavoro, ma magari se un giorno l'avessi saputo, avessi saputo che esistevano gli ITS, avrei fatto magari anche questo tipo di percorso e mi sarei specializzato.